Dopo il pareggio con il Sasso Marconi, torna a sorridere i Rimini, riscattando la sconfitta dell'andata col Sant'Agostino, quando la folta nebbia non permise neppure a Mignani di vedere il tiro decisivo per i tre punti. Il Rimini, come col Faenza, voleva ribadire la legge della R, quella della rivalsa. L'inizio è di marca ospite, con un tiro di Berto bloccato senza problemi da Mignani. Lo stesso Berto sferrava la marcatura dopo 20 minuti di noia mortale, questa volta la conclusione insidiosa rispetto alla precedente, ma senza fortuna. L'iniziativa ospite continua con una girata di Lodi che non crea particolari patemi a Mignani. Il Rimini si nota attorno alla mezz'ora, quando una conclusione di Guiebre trova sulla traiettoria Andrea Brighi, che spegne l'occasione sul Nassere. Guiebre ha il tempo di riscattarsi, chiamando alla deviazione l'attento Moretti. Dalla curva nel frattempo si alza lo striscione, in campo ed allenatore la Est ti rende onore, rispetto per Mastro Nicola. Al 43esimo, sul bel lancio dei Ricchiuti dalla tre quarti sinistra, Fabri, appostato sul secondo palo, non arriva ad un soffio a tappin vincente. Squadre dunque a riposo sullo 0-0. Nella ripresa parte forte il Rimini, azione manovrata, tiro di Fabri che sfiora il palo alla destra di Moretti. Cicarevic, poco dopo, sembra spezzare l'incantesimo del pareggio, centrando in pieno però il palo. Sulla ribattuta interviene Fabri, ma Moretti è strepitoso nella deviazione in corner. Dopo l'uscita dei Ricchiuti, Lodi dall'altra parte prova ad impensire Mignani, con l'occasione che si spegne sul fondo. Poco dopo il Rimini sblocca il match. Cicarevic serve Buonaventura, che in girata batte Moretti e fa esplodere i presenti allo stadio Romeo Neri. Il bis non tarda ad arrivare, Buonaventura, e chi se no, ancora lui, con un pallonetto delizioso, scavalca Moretti, centrando così il 2-0. Il Sant'Agostino nel finale chiude in avanti con la punizione dal limite di Giuliola, che chiama Mignani alla parata più difficile di giornata, con un tuffo per rifugiarsi in corner. In vista del primo maggio è stata sicuramente una giornata di riposo per i lavoratori biancorossi chiamati calciatori. Nella ripresa si è tornati a giocare e i due gol di Buonaventura stanno lì a dimostrare che uno sforzo per trattenerlo la prossima stagione in Romagna occorrerà farlo. Per Mastro Nicola invece, quantomeno nel segno del rispetto, se ne va in silenzio, e se così sarà, quale miglior addio dell'ennesima vittoria in stagione? Per quel che vale, un grazie da parte nostra è d'obbligo.